Il motivo per cui faccio questo breve tutorial non è che io ritenga di un qualche interesse lo stato delle parti che fornisco ai miei collaboratori. È che mi sono trovato molte volte a rispondere ad una domanda: ma perché metti tutti questi segni nelle parti? E ogni volta la risposta richiedeva tempo e digressioni che non sempre l'occasione permette. Certo, uno può dire semplicemente per farvi risparmiare tempo, ma ammetto che la faccenda è leggermente più complessa. Questo tutorial è dunque in primis ad uso dei musicisti che collaborano con me nell'allestimento di un concerto, che si tratti di professionisti o allievi di una masterclass, nel caso siano interessati alle mie scelte di metodo. In secondo luogo, proprio perché mi trovo ad affrontare questioni di metodo, questo tutorial è rivolto anche a chi sia interessato a problematiche di prassi e di filologia musicale. Tutto questo per dire che non è roba per tutti e non mi metterò a piangere se non arriverò alle 10 visualizzazioni prima del prossimo Natale. Tutti voi conoscete la bella sensazione di suonare con persone con cui condividete le stesse idee musicali, persone che hanno frequentato i vostri maestri, che hanno i medesimi riferimenti culturali o semplicemente persone con cui provate un innato piacevole senso di affiatamento. È una sensazione bellissima. Sembra di leggersi costantemente nel pensiero. Certe volte sai già come finirà una frase quando suoni le prime note. E non occorre dire se si cerca un suono articolato e scoppiettante o uno soffice e aereo, se si vuole finire in maniera assertiva o remissiva, con un respiro prima della cadenza o brutalmente. Tutto avviene in quell'ambito extrapersonale, o meglio interpersonale, che chiamiamo volentieri coscienza collettiva. In questo, la nascita di gruppi di musicisti che sono cresciuti insieme, cercando di riprodurre una determinata prassi esecutiva, come per esempio i gruppi specializzati nel repertorio barocco, ha giocato un ruolo determinante e decisivo. Io, per esempio, frequento da circa 30 anni, bene o male, le stesse persone. Possiamo dire che quando ci mettiamo a leggere un brano a prima vista, partecipiamo della nostra coscienza collettiva che ci accompagna per mano, battuta per battuta, lungo l'esecuzione. Le prassi nascono dalla consuetudine, o per dirla in maniera lapalissiana, dalla pratica. E quando una pratica si esercita all'interno di una comunità di persone, tende a diventare una prassi condivisa. La prassi condivisa è testo quanto lo è la musica. È una parte di testo oscura, impalpabile, con la strana caratteristica della variabilità storica e geografica. Non può essere scritta su un foglio, ma risulta indispensabile affinché l'opera sia completa. Il testo scritto musicale, quello che chiamiamo partitura, è sempre incompleto, perlomeno finché non viene suonato. L'opera d'arte musicale è la più immateriale perché non coincide in nessun modo con qualche grappolo di note sulla carta pentagrammata. Ebbene, la prassi, questo tesoro inestimabile che si può conquistare solamente con la consuetudine e con la condivisione di esperienze per anni all'interno di un enclave protetto e produttivo, è l'altra metà dell'opera. Quello di cui sto parlando è davvero un tesoro inestimabile perché senza di essa non esisterebbe la possibilità di condividere l'esperienza musicale. Noi musicisti che suoniamo da tanti anni in uno stesso ambiente protetto siamo dunque i custodi di una prassi. Bello. Peccato che questo meraviglioso tesoro, questa fortuna posseduta da certi individui, non sia niente, ma proprio niente, se paragonata all'affiatamento che doveva caratterizzare un'orchestra del XVIII secolo. Proviamo a mettere a confronto una compagine moderna e una antica. Che so, Atalanta Fulgens, la mia orchestra, e l'Accademia Filarmonica, così si chiamava l'orchestra fondata da San Martini nel 48, 1748. Nella mia orchestra ci sono persone di nazionalità diverse, che hanno studiato con maestri di tutto il mondo, molti dei quali sono in netto disaccordo tra loro su aspetti tecnici di base. Dove si appoggia il violino? Mentoniera al centro o di lato? Spalliera sì, spalliera no? Mento appoggiato o libero? Pollice, mobile o fisso? Figuriamoci dove possano arrivare le differenze su questioni interpretative.
ha grandi competenze e ad un altissimo livello tecnico dei giorni nostri, fa da contraltare una sterminata pluralità di esperienze e di visioni della musica. Nell'orchestra di San Martini suonavano una trentina di persone, quasi tutti milanesi di nascita. Chi veniva da fuori veniva da Bologna o Torino. Questi stranieri, anche San Martini tra l'altro era figlio di un oboista francese, portavano la loro esperienza arricchendo il tessuto sociale, artistico, ospite ed assimilavano velocemente le consuetudini locali in una dinamica rapida di scambio e integrazione che portava vantaggi a tutti. La maggior parte dei violinisti, comunque, aveva probabilmente studiato con lo stesso maestro. Ma non finisce qui. Gli strumenti che usano i miei orchestrali sono distribuiti su un arco temporale di quasi 400 anni. Violini del primo 600 suonano insieme a violini costruiti il mese scorso. Certo, abbiamo tutti montature storiche, ma storiche come? Uno tedesco, uno italiano, uno francese, uno tardo barocco, uno classico, uno ispirato all'ultima teoria del liutaio svizzero e un altro ispirato alla teoria di chi sostiene che quel liutaio svizzero sia solo un pazzo visionario. Gli strumenti usati da San Martini, al contrario, erano probabilmente tutti della stessa area geografica e magari anche in gran parte dello stesso liutaio. Comunque erano nuovi. Mica avevano la fissa degli strumenti antichi a quei tempi. Allora, pensate un po', si faceva solo musica contemporanea con strumenti moderni. L'estetica del suono era veramente qualcosa di condiviso e quando si accapigliavano su differenze di timbro, probabilmente parlavano di sottigliezze che oggi faremo una gran fatica a percepire. Ma c'è dell'altro. Non abbiamo parlato dei trascorsi. Alcuni dei miei colleghi provengono dal jazz, altri dalla musica popolare celtica. C'è chi viene da anni di lavoro in orchestra sinfonica e chi non ha mai fatto una nota di Brahms, chi ascolta i Dream Theaters e sa tutto del rock e chi sogna un giorno di suonare tanta musica da camera ottocentesca, chi si dedica allo studio e all'approfondimento del Seicento con una abnegazione e una passione propria dei veri innamorati. Poi c'è chi vede solo Bach, chi vede solo Vivaldi e così via. Le esperienze ai tempi di San Martini, invece, erano condivise ad un livello che non ci risulta immaginabile. Non esisteva la musica riprodotta. Niente dischi, niente radio, niente playlist. Se volevi ascoltare Vivaldi dovevi essere presente ad un suo concerto, altrimenti dovevi accontentarti di sentirne parlare. Quando Vivaldi venne a Milano nel 1721, è molto probabile che tutti i musicisti dell'entourage di San Martini fossero presenti, chi all'allestimento della sua opera, la Silvia, che purtroppo è andata perduta, chi ad uno dei suoi concerti nelle accademie. Potremmo scommettere che gli strumentisti milanesi del primo Settecento avessero condiviso, se non la totalità, almeno il 90% delle esperienze e delle suggestioni musicali. Se qualcuno aveva sentito altra musica, era probabilmente perché era stato a Bologna o a Torino, ma anche lì andava a sentire musica e musicisti di grande notorietà, come Giardini, Somis, Alberti, e quando tornava, immancabilmente raccontava e condivideva la propria esperienza con gli altri, esperienza che in certi casi si trasformava subito in leggenda, correndo di bocca in bocca, ma che in ogni caso diventava, in men che non si dica, pratica del suonare. La gestione e la digestione di ogni elemento esotico era in quegli anni infinitamente più efficiente e aveva sempre come esito l'integrazione o il netto rifiuto, mai in ogni caso derive xenofobiche. Noi moderni abbiamo raggruppato i generi musicali in migliaia di categorie e nel corso della nostra vita facciamo esperienza della quasi totalità di questo mare infinito di suoni e di linguaggi. Se per contro raccogliamo tutta la musica che uno dei musicisti di San Martini ascoltava nel corso della sua vita, sono sicuro che la potremo annoverare in due o tre di quelle nostre categorie al massimo, tipo musica galante, musica popolare milanese del Settecento o musica popolare veneta del Settecento. Se è vero che il nostro gusto e le nostre scelte musicali si formano sulla base di ciò che ascoltiamo, come possiamo pensare che la nostra percezione e la nostra idea di restituzione di un'opera sia anche lontanamente simile a quella di un violinista del 1740? Quanta presunzione dovremmo avere per pensare di contenere nella nostra coscienza, espansa, onnisciente e diluita com'è, l'intensità e la focalizzazione che esperivano i nostri colleghi di 300 anni fa? Guardate che non erano mica più stupidi di noi.
e ho buoni motivi per pensare che fossero anche un po' più svegli, almeno da certi punti di vista. In cosa differisce allora il mio lavoro da quello di San Martini? Ogni nota che scriveva il nostro Giovanni Battista era pienamente riferita al qui ed ora. Davano un'opera di successo al Teatro Ducale, la cui straziante aria della prima donna veniva ripetuta 3 volte? La settimana dopo, San Martini scriveva un secondo movimento di sinfonia che citava quell'aria, per il divertimento dei suoi musicisti e per il diletto degli ascoltatori più sagaci. Il venditore di castagne o di patate intonava con maggiore insistenza il suo richiamo pubblicitario in Piazza Duomo? Il nostro apriva la sua sinfonia proprio con quel tema, all'unisono di tutta l'orchestra, suscitando anche qualche sorriso tra il pubblico. Cosa possiamo capire e godere oggi di queste finezze, quando allora non vi era praticamente frase o nota che non avesse sulle anime degli interpreti una risonanza, una profondità semantica che ai nostri giorni risulta impensabile? E perché oggi non possiamo disporre di questa estrema comunanza di intenti che ci appare quasi un retaggio tribale? È forse il prezzo che paghiamo in cambio di una enorme pluralità e, come si dice oggi, globalizzazione delle esperienze? Sì, io credo di sì. Il nostro aspirare a capire ogni cosa, ad essere apolidi, cittadini del mondo, a superare le differenze dei credo e dei regionalismi, o, per rientrare nel merito della musica, a conoscere e gestire lo scibile degli stili e dei generi musicali, ha un prezzo. E il prezzo è precisamente questo. Abbiamo perso la nostra appartenenza, almeno a livello regionale. E perdere l'appartenenza implica, senza via di scampo, perdere la prassi condivisa. E siamo ancora qui a domandarci perché sulle parti d'uso antiche non ci fossero segni. Il livello di condivisione delle idee e delle percezioni e del terreno archetipico era ordini di grandezze superiore al nostro. Ecco perché non scrivevano niente sulle parti. Ogni volta che ci accostiamo all'esecuzione di un'opera dell'antichità, dobbiamo compiere un atto di umiltà, ammettendo che da un punto di vista pratico tutto è perduto. Una volta ammesso questo, possiamo cercare un modo per porre rimedio a questo vuoto. La mia domanda allora è: vogliamo inseguire l'apparenza, come quei gruppi che suonano in costume, con la parrucca e la cipria, simulando atteggiamenti e comportamenti che non ci appartengono e che sono ormai privi di retroterra e di effettività, suonando su parti scevre di segni e, diciamocelo sinceramente, navigando a vista? O vogliamo prendere atto della realtà, ammettendo quello che è un nostro invalicabile limite e supplendo alla mancanza di coscienza condivisa con l'uso perlomeno di segni condivisi? E ora tralascio volutamente il problema di intendersi sui segni. Magari di questo parleremo più avanti, ma vi garantisco che è un percorso pieno di trappole e di accidenti. Comunque, non dico assolutamente che l'unica via per colmare il vuoto lasciato dall'estinzione della prassi condivisa sia riempire le parti di segni, ci mancherebbe. Tuttavia sono certo che questo sia il modo più compatibile con i tempi e le risorse disponibili ai giorni nostri quando si allestisce un concerto. Io non riesco davvero a immaginare di raggiungere in 3 giorni la coscienza e la condivisione necessaria per affrontare un brano di una determinata epoca e di un determinato luogo, a meno di non accontentarmi di un risultato povero o approssimativo. Il direttore oggi, quando si tratta di musica antica, è colui che si assume la responsabilità di una visione e di tutte le scelte che concorrono a rendere plausibile e coerente tale visione. Le scelte stilistiche devono necessariamente trasformarsi in dati tecnici, laddove non ci sia un ampio retroterra culturale condiviso. E siccome questo è proprio il nostro caso, non abbiamo davvero alternative. Questi dati tecnici vanno comunicati nel modo più efficace all'esecutore. Questi deve poi assimilare e riassemblare tali dati, cercando, per quanto possibile, e non sempre lo è al 100%, di far rivivere la visione del direttore, cioè di chi si assume la responsabilità di scegliere, in se stesso, facendo la propria. Questo processo non assomiglia minimamente a quello che avveniva leggendo una sinfonia di Brioschi o di San Martini nel 700, ma forse, e dico veramente forse tormentato dai dubbi, la compattezza e la coerenza del risultato finale si potranno perlomeno avvicinare a quella di un'esecuzione settecentesca. Sicuramente, e mi rendo conto che può sembrare un paradosso, ci guadagnerà il tasso di divertimento e anche il senso di libertà di chi suona e di chi ascolta,
Già, in musica la libertà è quella strana cosa che cresce al crescere dei limiti. Quello che non sarà mai come in un'esecuzione settecentesca è invece il merito delle scelte pratiche. Su questo non ho dubbi. Più ci sforziamo di fare come si faceva, partendo dai piccoli particolari, più togliamo coerenza e plausibilità al risultato finale. L'atteggiamento riduzionista uccide la musica. Viceversa, per cercare un respiro ed una coerenza musicale, ci rendiamo via via conto di dover chiudere i trattati cercando in noi stesse le risposte alle domande che il testo pone. Siamo noi a suonare l'opera, e quando suoni hai solo due possibilità: essere te stesso o fingere di essere qualcun altro. Non è detto che la strada giusta per interpretare un'opera del Settecento sia fingere di essere un uomo del Settecento. Io almeno sono sicuro che non lo sia. L'approccio filologico è come un calco di gesso. È molto utile nelle prime fasi. Però va distrutto a martellate non appena l'opera sta cominciando a vivere con le sue forze, se vogliamo che respiri. A quel punto, di un'opera vogliamo misurare solo la vitalità, non l'attendibilità.